Buonasera a tutti i telespettatori di Teleprima. È giunto il momento della vera poesia. I gatti fanno miau. In alcune occasioni fanno meh, ma più di tutto fanno miau. Non bau, quelli sono i cani. I gatti fanno miau e certe Davide, volte. Davide, che Sì? ci fai qua? Questo Stavo è il mio teatro. usufruendo gentilmente su tua concessione Ah del sì? palco qua Ormai dietro. concesso. Allora, mi hanno detto fai una Ma questa è zanzara trasmissione. di inchiostro. Ok, mi hanno detto fai una trasmissione per martedì. Però avevo da fare, cioè, poi le partite. Mio fratello è rimasto chiuso nell'autolavaggio. Ho C'avevo capito, ma ci sono un difficoltà. sacco di programmi su Teleprima, perché è proprio il Sì, mio. allora, perché io sono uno zanzariners dalla prima ora, cioè proprio io seguo dalle Ma 9:30, ogni lunedì sera seguo la sì, ma trasmissione. le bambine di Ricciardi poi non mi guardano più e mi si abbassa lo share. Scusami, però, cioè, vabbè, stavo facendo No. un attimo di preambolo, un po' di Scusami, poesia. regia, regia, mi stacchi il teatro? Mi stacchi anche No, guarda, Davide? no, guarda, più gentilezza, guarda, scusami, No, 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 ma più che me altro non, io non sapevo nulla di ne vado io, scusami. questo. No, guarda, c'hai ragione tu, guarda, me la fai il programma mio, c'hai ragione tu. Su Teleprima succede anche questo. Io non ho parole, però visto che siamo qui, potrei approfittarne, dai, fare qualcosa di bello come zanzara d'inchiostro. Volevano anche rubarmelo, eh. C'est la vie, direbbe qualcuno. Ehi fu, siccome immobile, dato il mortal sospiro, stette la spoglia in memore. Orba di tanto spiro, così percossa, attonita, la terra al nunzio sta, muta pensando all'ultima ora dell'uom fatale. Né sa quando una simile orma di pie mortale la sua cruenta polvere a calpestar verrà. Lui, folgorante e insolio, vide il suo genio e tacque quando con voce assidua cadde, risorse e giacque, di mille voci al sonito mista, la sua non ha. Vergine di servo encomio, di codardo oltraggio, sorge or commosso al subito e sparir di tanto raggio, e scioglie all'urna un cantico che forse non morrà. Dalle Alpi alle piramidi, dal Manzanarre al Reno, i gatti fanno miau, in alcune occasioni anche miau, ma più di tutto fanno miau. Non bau, quelli sono i cani. I gatti fanno miau e certe volte, in alcune occasioni, anche miau, miau. Come a voler ribadire un concetto, d'altronde anche gli umani per salutare fanno ciao, ciao. I gatti fanno miau quasi sempre, pur quando uno non li ascolta, ma se un gatto fa miau in una foresta da solo, ha fatto veramente rumore. Sì, ok, programma tuo, sfondo tuo, cose tue, questa è poesia mia, ci ho vinto un campionato di agility dog con questa, quindi ti fai la tua roba il lunedì sera e poi basta Ma così. No, io tu hai rubato a me, io rubo a non mi te. interessa È proprio, la legge del taglione, basta, occhio per occhio, dente per dente, non mi no? interessa, va ora in onda senza impegno, senza impegno. Grazie a tutti i telespettatori di Teleprima per averci concesso la loro compagnia in questa ultima puntata di Senza Impegno. Sì,
non avete mai visto prima d'oggi senza impegno in TV, però sappiate bene che questa è l'ultima puntata, perché sappiamo anche noi che settimana prossima al 99,9% non andremo in onda. Però grazie, grazie a tutti i telespettatori di Vede Prima, grazie per volerci seguire in quest'ultima puntata, è stato un percorso meraviglioso, senza impegno, senza di voi non avrebbe potuto esistere, e nemmeno senza di noi, vabbè, diamoci almeno un po' di aiuto a vicenda. Allora, vogliamo dirvi, stasera siamo qui per Senza Impegno, è un programma totalmente innovativo, è un format comico studiato apposta per Teleprima Canale 91, con tantissimi personaggi, tantissimi ospiti, è un programma, diciamo, comico, si chiama Senza Impegno appunto perché è stato fatto nei ritagli di tempo, cioè nel senso senza nemmeno starci troppo appresso, impegnarsi troppo, diciamo che mentre qualcuno stava lì magari a leggere il giornale gli è venuto l'idea in testa e l'abbiamo realizzata, niente di più. Quindi è un format che non ha molte pretese e spera che nemmeno voi ne abbiate così tante. Vogliamo ringraziare soprattutto Francesco Ricciardi, il conduttore di Zanzara d'Inchiostro, che va in onda lunedì alle ore 21:30 sempre su Teleprima, per aver consentito a fare un piccolo sketch con noi, anche se ho un po' paura che mi possa rubare il posto. E volevo spiegarvi in due secondi che cos'è il format e cosa andremo a vedere oggi. Ci saranno interviste, ci saranno ospiti, ci saranno collegamenti con lo sport, ci saranno favole per i bambini, ci sarà un po' di tutto in questa sorta di contenitore di mezz'oretta, un po' di più, un po' di meno, non lo sappiamo, bisogna vedere quanto riusciremo a realizzare, soprattutto senza impegno. E Senza Impegno ha un'esclusiva, l'esclusiva più importante di Senza Impegno sono i videini. Cosa sono i videini? I videini sono delle sorte di corti realizzati da, come diceva un famoso film del passato, da attori che sono stati presi sulla strada. Ecco, i videini sono stati realizzati da attori che sono stati presi sulla strada, ma poi ce li abbiamo anche riportati sulla strada perché proprio non erano proprio capaci. E appunto per darvi un assaggio di questi videini vi lancio il primo videino di Senza Impegno. È ora in onda, è bello perché mi sento proprio importante, è la prima volta che facciamo questa cosa, è troppo divertente, va ora in onda il primo videino di Senza Impegno. Francesco, come stai? Abbastanza bene, tu come va? Insomma, a me questa cosa dei teatri chiusi proprio... Non ti va giù? No. Capisco, e anche a me. Ancora una volta in questo paese si mortifica la cultura. Si mortifica la cultura, brava, hai detto bene. Senti, stavo pensando, perché non andiamo a protestare fuori da un teatro chiuso? Vuoi dare un segnale? Sì, diamo un segnale. Per me va bene, guarda, io mi libero tra un'ora. Allora ti passo a prendere fra me. Ok, a dopo. A dopo. Ah, ricordati la mascherina, eh? Ciao. A me questa cosa dei teatri chiusi proprio... Sempre io, sì. Senti, ma dove sta un teatro qui? Qui a Roma, dici? Eh. Ah, no, pensavo che lo sapessi tu, io non ci sono mai andato. Neanch'io. Vabbè, in caso guardiamo su Google Maps... Aspetta, non è quell'edificio a Viale Trastevere, quello di fronte alla scuola? Ho capito quale dici, no, quella è una sala bingo. Ah, è una sala bingo, pensavo fosse un teatro. Sembra un teatro, sì, perché c'è l'entrata un po' così, no, però no, sala bingo. Sala bingo che però è chiusa al DPCM, eh? Ah sì? Sì, aspetta che ce l'ho qua. Allora, sono sospese le attività di sale giochi, sale scommesse, sale bingo e casinò. Senti,
A questo punto cambiamo e protestiamo per le sale bingo, che dici? Io ormai per qualcosa devo protestare oggi, cioè almeno diamo un segnale. Esatto, sì, che poi se ci pensi bene, il bingo è intrattenimento. Guarda, forse è proprio cultura, perché insomma, si dicono dei numeri. Ok, diamo un segnale, diamo un segnale. Tanto la sala bingo sappiamo dove sta. Viale Trastevere di fronte alla scuola. Esatto. Quella che sembra un teatro. Ti passo a prendere tra un'ora. A dopo. La mascherina, eh? Ciao. A dopo. Ma questa cosa delle sale bingo chiuse proprio. Dove sta il teatro? Ah, dici qui a Roma? Ma tu intendi qui a Roma? Ben ritrovati amici telespettatori, ora passiamo allo sport. Sappiamo bene che in quest'anno è abbastanza strano guardare una partita di calcio, svagarsi con una partita di calcio è molto importante e abbiamo anche noi il nostro collegamento con i campi di calcio, abbiamo Mattia Pappalardo che è proprio a Sparanise in provincia di Caserta per un incontro valido per la terza categoria Campania, girone A, appunto provincia di Caserta, tra Atletico Sparanise e Union Vitulazio. Mattia, ci sei? Sì, Davide, sono qui. Grazie per il collegamento e complimenti per la trasmissione. Ma complimenti a te, Mattia. Allora, cosa ci puoi dire sul match? Beh, Davide, qui le condizioni non sono il massimo per una partita di calcio, ma non per questo i giocatori si lasceranno scoraggiare, ne siamo certi. Il campo è stato rizzolato da pochissimo, sembra quasi come se fosse intonso, nessuno, come se non ci avesse giocato nessuno, manco ci fosse stata una pandemia. Che simpatico che sei, Mattia. Mi vengono così, concedimelo. Comunque qui la situazione, Davide, sembra essere molto favorevole per la squadra di casa, l'Atletico Sparanise, che ricordiamolo, ancora non ha perso nessuna partita nel campionato. Ed anche l'Union Vitulazio, gli avversari, dai dati in nostro possesso, sembrano ancora imbattuti. Staremo a vedere. Hai qualche idea sui moduli, Mattia? Sì, la squadra di casa giocherà con un 4-3-3 molto difensivo, mentre gli avversari si adageranno su un 6-3-1 per non rischiare di prendere gol in partenza. Il mister ha le idee chiare per la formazione, infatti potrebbe trasformarsi subito su un 3-6-1, nel caso la squadra passasse in difficoltà, o addirittura, mi dicono, in un 5-5-5, nel caso voglia cercare di imbrogliare l'arbitro, la federazione e l'intero gioco del calcio. Ma come li vedi i ragazzi che stanno per scendere in campo? Davide, qui in campo si respira aria di ottimismo sul match. L'Atletico Sparanese sembra essere realmente determinato a scendere in campo e a farsi valere. Ma hai già un'idea delle formazioni ufficiali? Quelle ancora no, Davide, attendiamo l'ufficialità della federazione perché a quanto pare ci sono ancora un po' dei dubbi su chi possa scendere in campo. Ma tu prevedi che sarà un grandissimo match, giusto? Questo non lo so, qui praticamente non c'è nessuno. Dall'ultimo DPCM del governo il calcio dilettantistico è stato sospeso, quindi ancora non sappiamo nulla al riguardo. Ma quindi non si gioca? Eh sì, Davide, purtroppo non si gioca, attendiamo nuove direttive del governo. Ma quindi la partita è stata sospesa? No, no, Davide, la partita non era proprio in programma, la terza categoria non è mai iniziata. Cioè, ma quindi il collegamento si poteva anche evitare, cioè, questo mi stai dicendo. Ringraziamo Mattia per questo bellissimo collegamento. Interrompici se hai altre novità sulla partita. Aspetta un attimo Dici solo. subito, Mattia. No, perché sembra che c'è un nuovo DPCM da parte del governo. No, no, nessuna, no, non c'è nessuna apertura per le categorie inferiori, quindi no, niente, non si gioca. Ma quindi, però tu aspetti lì, giusto? Sì, non preoccuparti, ci risentiamo quando hai ulteriori aggiornamenti sul calcio Un attimo dilettantistico. solo, un attimo, Dimmi, c'è dimmi, dimmi qualcuno in pure, dimmi campo? pure. Ah, no, no, è un addetto al campo, mi ha detto di uscire. Ringraziamo Ciao, Mattia per ciao. questo meraviglioso collegamento e diamo una linea alla pubblicità. Cazzo, sti collegamenti.
Teleprima, canale 91 del digitale terrestre, streaming su www.teleprima.it, ti tiene compagnia 7 giorni su 7, 24 ore su 24, a partire dalla rassegna stampa della mattina, il prima TG Flash delle 11 e delle 18 e il prima TG alle 13.30 e alle 21. Ma non solo, pillole di cucina, motori e migliori film italiani e stranieri. Dalle 21.30 dal lunedì alla domenica in esclusiva la nostra prima serata, con i programmi di sanità, politica, cultura, istituzioni, musica, intrattenimento e calcio. Per contatti chiama allo 0823 42 17 17 o scrivi a redazione tg@teleprima.it. Siamo qui con Luca, un giovane manovale della provincia di Salerno che è affetto purtroppo da una malattia piuttosto invalidante. In pratica non riesce a finire un concetto senza rielaborare quelli precedenti, e rimanendo anche così un po' legato al suo passato. Non è vero, Luca? Sì, oramai ci convivo. Cosa posso fare? Un saluto a tutti. Ecco, immagino possa essere problematica una cosa del genere per così tanti anni. È un problema che ho ormai da 20 anni. Sì, oramai ci convivo. Cosa posso fare? Un saluto a tutti. Cioè, lei in pratica è una persona normalissima, ma ha bisogno di ripetere quello che ha detto precedentemente. Sì, mi capita di ripetere in continuazione sempre le stesse risposte. È un problema che ho ormai da 20 anni. Sì, oramai ci convivo. Cosa posso fare? Un saluto a tutti. Ma si tratta di un tic o è una patologia? È come una sorta di déjà vu. Sì, mi capita di ripetere in continuazione sempre le stesse risposte. È un problema che ho ormai da 20 anni. Sì, oramai ci convivo. Cosa posso fare? Un saluto a tutti. Va bene, grazie Luca, la salutiamo e la ringraziamo per questa sua testimonianza molto importante. Grazie per avermi invitato. È successo anche ora, è come una sorta di déjà vu. Sì, mi capita di ripetere in continuazione sempre le stesse risposte. È un problema che ho ormai da 20 anni. Sì, oramai ci convivo. Cosa posso fare? Un saluto a tutti. Arrivederci anche a lei, signor Luca. Diamo la linea a un videino. Ben ritrovati in studio, siamo ancora a Senza Impegno, il programma che parla un po' di tutto, parla di sport, parla di politica, parla di cronaca, parla veramente a 360 gradi dell'attualità, e ovviamente anche noi abbiamo un importante ospite nel mondo della politica, c'è con noi l'onorevole Armando Isidori. Grazie, grazie, buonasera a lei e buonasera a tutti i telespettatori e le telespettatrici. Allora, onorevole Isidori, lei è nel gruppo misto, ma prima di approdare al gruppo misto, lei faceva parte del, mi sembra, del partito delle persone oneste, giusto? Sì, è giusto, è giusto.
che poi però prima di approdare al partito delle persone oneste lei faceva parte del movimento della democrazia, mi sembra. Sì, ricorda bene. Diciamo che ha avuto dei dissapori politici con i miei ex compagni, tutto qui. Poi leggo qui che lei ha toccato anche altri partiti che sono appunto l'Unione Italiani, le Braccia Alzate e Forza Panino, giusto? Esatto, esatto, sì. Ok, ok. Una vita politica leggermente travagliata, possiamo affermarlo. Le scelte che ho preso le rifarei tutte e soprattutto sono ancora in Parlamento, quindi... Le piace proprio la poltrona, onorevole. E, allora, questo le fa molto onore, onorevole, ma passiamo agli argomenti seri. Cosa ne pensa del decreto legge numero 54? Guardi, in questo momento non ricordo bene l'argomento. Allora, è quello sulle sovvenzioni agli orfanotrofi. Ah, sì, sì, ricordo, ricordo, giusto, giusto. È una bellissima iniziativa e credo che finalmente l'esecutivo si stia muovendo benissimo. Mi scusi, onorevole, ma se lei è così d'accordo con la proposta di legge di sovvenzionamento agli orfanotrofi, perché l'accusano di aver rubato 500.000 euro ai bambini orfani? Vabbè, ma questo 3D è fantastico. Cioè, sembra vero. Incredibile. Oh, a cosa siamo arrivati con la tecnologia, guardi. Onorevole, lei sta cercando di sviare la domanda, cioè, si capisce, cioè, non offenda la nostra intelligenza. Io non sono onorevole, io sono Pedro Ramirez Rodriguez de la Vega. Onorevole, facendo questo lei sta mettendo a dura prova sia i miei nervi che l'intelligenza dei nostri telespettatori, cioè, quindi la prego di finirla. Ma io non hablo italiano, io non comprendo il tuo idioma, io hablo solo le spagnol. Ok, abbiamo capito, cambiamo domanda perché l'onorevole non vuole rispondere in merito e sta inventando dei mezzucci per evitare la risposta. Allora, onorevole Isidori, lei che è molto attivo appunto in Parlamento, cosa ne pensa della proposta di legge della minoranza? Guardi, credo che ci siano delle argomentazioni molto serie, anche se si potrebbe migliorare la proposta, tutto qui. E cosa ne pensa di quell'indagine per evasione fiscale? Ai 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 ai! Io sei un povero cantante, non conosco nessun politicante. Ai 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 ai! Io sono un povero cantante, perdito per tuo amore. Ai 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 ai! Lanciamo un videino. Cari amici delle carogne, benvenuti a una nuova puntata davvero esplosiva. Oggi per voi abbiamo un'inchiesta davvero assurda. Abbiamo sentito una fonte anonima che ci rivela delle novità sconcertanti in relazione al coronavirus. Sembrerebbe che non è quello che abbiamo pensato per mesi, ma c'è una verità che si nasconde dietro quello che ci hanno raccontato. Sentiamo adesso la fonte anonima se è già presente per noi. Pronto, ci sei? Oh, non è che state registrando? No, 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 tranquillo, non stiamo registrando. Insomma, chi ci sarebbe davvero dietro il coronavirus? Praticamente pare che il virus non viene da Wuhan, ma da Wuhan, il pupazzo di Bim Bum Bam. Oh, pazzesco! Scusa, ma quale sarebbe la tua fonte? Me l'ha detto Mizio. Per chi non lo sapesse, il professor Mizio è un importante virologo dell'Università degli Studi di Pechino. Quindi non pizza e fichi, voglio dire. Ma chi ci sarebbe dietro questo Wuhan? Era manovrato dalle multinazionali farmaceutiche. Perfetto. Grazie mille, Sergio. Grazie mille, Fonte Anonima. Ci vediamo presto. Ma non ci possiamo fidare solo della nostra Fonte Anonima. E per questo noi delle carogne siamo andati a indagare a fondo, come facciamo sempre. Abbiamo cercato conferme nel web. E a quanto pare questa notizia, per quanto abbiamo cercato di nasconderla, non è riuscita a passare inosservata. E quindi noi delle carogne abbiamo unito i puntini e abbiamo mandato tutto alla Procura della Repubblica. Indovinate un po', ci hanno anche risposto. Le plico ho ricevuto proprio questa mattina dalla Procura della Repubblica. Vediamo, ecco. Indagini a carico del programma televisivo Le Carogne per violazione dell'articolo 656 del codice penale, diffusione di notizie false, assurde. Ma che cazzo?
Me l'ha detto mio zio, padre di mio cugino. Benvenuti all'ora della fiaba della principessa favolosa! Siete pronti, bambini? Iniziamo! C'era una volta, in un mondo molto lontano, un'amorevole coppia di persone che aspettavano un figlio. Cioè, ma come si fa ad aspettare un figlio in questi giorni? Cioè, davvero, con la crisi ambientale, la pandemia, la dipendenza da internet... Una bellissima bambina e la mamma, che non riusciva mai a ficcarsi la lingua in quel posticino lì, tormentava il papà con le più varie richieste. Oggi la pizza, domani il gelato, dopodomani le patatine fritte e i raperonzoli. I raperonzoli? I raperonzoli. Comunque il papà decise di andare a rubare i raperonzoli della strega per la mamma. Le lo decise di sua spontanea volontà, perché nonostante avesse paura della strega, ne aveva di più di sua moglie. Si guardò intorno per essere sicuro che non ci fosse nessuno. Guardò sotto un cespuglio, guardò sotto un altro cespuglio, e solo quando fu sicuro di essere sicuro, agì. Prese i raperonzoli a uno, se li infilò in tasca e ormai era fatta, ci era riuscito! Ti è arrivato un messaggino! Non aveva spento la suoneria del cellulare, la strega ormai lo aveva sentito! Come hai potuto derubarmi? Senta, so che ho sbagliato, ma mia moglie è incinta e non riusciva proprio a fare a meno dei suoi raperonzoli. Non sapevo come fare. Allora perché non sei venuto al mercato ortofrutticolo come tutti gli altri a comprarteli? Mi scusi, ma lei non è una strega? Strega nero, non faccio fattura, ma che vuol dire? Da quando la gente non crede più alla magia, non si vende un filtro d'amore, non un malocchio. E allora ho dovuto riciclarmi in qualche modo. Ho rivisto la mia passione per il giardinaggio e ho capito tante cose di me stessa. Ma che vuol dire comunque? Lei non può derubarmi. Facciamo così. Io le darò i raperonzoli e lei in cambio mi darà la sua bambina. Beh, mi sembra equo. No, scusate, ma io devo davvero dire questa cosa. Cioè, ma è mai possibile? Ma non dovremmo piuttosto chiamare i servizi sociali? Ma si può mai vendere una bambina per dei raperonzoli? Un tempo le donne si vendevano per interi campi di raperonzoli, per i castelli, i cammelli, i cavalli, ma mica quattro raperonzoli. No, questa cosa manda un messaggio sbagliato alle bambine. Io non voglio essere complice di Ben ritrovati a Senza Impegno, anche se è la nostra ultima puntata, abbiamo deciso di non badare a spese e non badare nemmeno alle probabili denunce che arriveranno nel corso della giornata di domani, ma tanto la nostra sede legale è in Iran e buona fortuna con il diritto iraniano. Allora, noi abbiamo una cosa meravigliosa, noi abbiamo badato veramente a spese per questo collegamento, abbiamo a disposizione una macchina del tempo, un collegamento con la storia, alla faccia di quelli lì che fanno i podcast e ci fanno i soldi. Noi abbiamo un nostro inviato che abbiamo costretto ad andare nella storia e niente meno abbiamo mandato il nostro meraviglioso inviato Armando Mottola Mollica Gruber a Betlemme nell'anno zero per assistere alla nascita di nostro Signore. Armando, ci sei? Mi ricevete? Sì, ti riceviamo Armando. Armando, allora com'è la situazione? Spiegami come sta andando, com'è la situazione, anche il tempo, non lo so, cosa sta succedendo? Sì, come potete vedere sono qui in diretta dall'anno zero e in attesa della nascita del nostro Signore e Salvatore. Come potete vedere c'è anche grande agitazione e trepidazione per quella che potrebbe essere la nascita che cambierà il corso della storia. Allora, sei vicino alla capanna, cioè quindi hai visto già la stalla dove stanno appunto per nascere il nostro Signore? No, Davide, non c'è nessuna capanna e non c'è nemmeno un bue o un asinello. Attenzione ragazzi, questo è lo scoop in esclusiva, cioè gli storici hanno sbagliato, non c'è nessuna capanna, cioè ma è bellissima questa cosa, ma quindi
Dove sta nascendo il bambino qui a Betlemme? Sì, potete immaginare la mia sorpresa quando non ho trovato nessuna capanna. Allora ho chiesto subito delucidazioni ai pochi presenti che mi hanno subito detto che qui non è proprio uso far nascere i bambini a Gerusalemme in una stalla. No, aspetta, aspetta, ho detto. Armando, a Betlemme, no Gerusalemme. Ma perché non nasce a Gerusalemme? No, nasce a Betlemme, Armà, porca miseria, abbiamo speso un miliardo di euro per questo collegamento. Ah, questo spiegherebbe il perché quei due genitori che ho intervistato non si chiamassero Giuseppe e Maria. Cioè, ma tu riesci ad andare a Betlemme adesso per assistere alla nascita di Gesù? Guarda Davide, io non so se ce la faccio, poi sono già le 5, credo che arriverei quando è già tutto finito. Quindi, non lo so, non troverei nemmeno un pastore, non so che fare, Davide. Guarda, se vuoi non fare quella faccia, già mi immagino, però anche qui succedono delle cose interessanti. Se vuoi, domani per esempio, c'è la prima conferenza dei Nocenzo, questo gruppo che combatte contro il censimento voluto dai romani perché credono che vogliano solamente prendere i propri dati sensibili per schedarli, che poi alla fine è tutta una trappola dei romani per metterli in un solo posto e crocifiggerli. E poi che altro? Ah, domani c'è il debello gallico vivente, una cosa spettacolare. Guarda, ti dico solo che nella parte di Giulio Cesare, reggiti forte. C'è Valerio Junio Flaviano e ti ho detto tutto. Cioè, ma utilizza la macchina del tempo, cioè l'abbiamo pagato ormai. No, si deve ricaricare il tempo, quindi non ce la farei, scusami Davide. Poi guarda, proprio in questo momento mi sono accorto che devo pure fare qui una cosa a Gerusalemme. Cosa devi fare adesso? No Davide, ricordi quel piccolo misunderstanding, quella cosa divertente che ci siamo... Abbiamo confuso Gerusalemme con Betlemme. Hai avuto, mica io l'ho avuto sto misunderstanding. Vabbè sì, per farla breve sì, però comunque ero qui pensando che fosse qui la Natività e ho incontrato per caso i tre re magi che si erano persi. E pensando che fossero arrivati, gli ho detto che effettivamente erano arrivati. E adesso scusami, ma devo andarli a trovare perché se mi incontrano Erode tu sai che è un casino assurdo. Quindi Davide, ti saluto, ti ridò la linea e buon Natale a tutti i telespettatori. Giovane, sì, tu, non è che hai visto tre re magi? No, sono uno con una corona, due con la corona, due e uno con il turbante. Che triste, vabbè. Salutiamo il nostro meraviglioso inviato e vabbè, è andata così stavolta. Linea alla pubblicità. Una lente di ingrandimento sull'Italia e sulla Campania. Un occhio attento su tutto ciò che avviene in città. Benvenuti su Notis, quotidiano online di informazione nazionale e regionale. Focus sulla cronaca, politica, attualità, cultura, spettacoli e sport. H24. Ci puoi trovare su www.notix.it e sulle nostre pagine social con i canali dedicati su Facebook, Instagram e YouTube. Tutta l'informazione nazionale e regionale solo su notix.it. Ma se un gatto fa miau in una foresta da solo, ha fatto veramente rumore? I gatti, sì, i gatti fanno miau miau, ma certe volte non lo fanno nemmeno loro, perché dei tizi cattivi glielo impediscono e loro di tutta risposta. I graffiano il divano, i gatti fanno miau, alcuni miau miau, altri miau, altri ciao. Ma quelli sono gatti speciali, sono gatti quasi umani. Scusami, allora io sta poesia l'ho portata prima, pare brutto che la utilizzi tu per il programma, che poi è pur sempre un programma mio, che ho fatto io, ho ideato solo io. Cioè, no, tutto mio, fatto io, cioè, è andato anche bene la prima trasmissione, cioè l'ultima trasmissione è andata benissimo, giusto? Cioè, non ci sono stati problemi. È sempre stata l'ultima dall'inizio. Cioè che gli ultimi saranno i primi, diceva qualcuno. Appunto, però mi pare sempre brutto che tu arrivi qui, ti pigli la roba mia, fai le cose mie. Io adesso spiego a te e ai nostri telespettatori qual è il problema, che dai piani alti mi hanno detto che il programma va anche bene, il problema è la conduzione.
Cioè, in che senso? Io capisco che questa è l'ultima puntata, però vorrei almeno finire l'ultima puntata. Cioè, almeno no, non una... ti è concesso, nel senso che va bene fare questo programma, però ci vuole un po' di cultura. Quindi hanno proposto me come conduttore. Ah, e chi conduce Zanzara d'Inchiostro? E Zanzara d'Inchiostro l'abbiamo lasciato a Vassura. Ah, e chi conduce il TG adesso? Il TG lo conducono i dadi. Ah. Lanciamo i dadi e vediamo che cosa succede. Ok, e cioè per me quindi alla fin fine, cioè, io capisco tutto il piano di rimodernamento, capisco che andrà tutto bene così. E cosa faccio io? Che un programma, cioè per il programma, bello mio. E per te sicuramente troveremo un posto. Sicuro? Puoi venire con me? Dove andiamo? No, ti spiego, praticamente mi hanno chiesto se sai contare le nuvole. Contare le nuvole? Non è semplice. Mi piace che Teleprima creda in me, mi piace. Ottimo. Maestro, quando siete pronto potete iniziare. Senza impegno mi sveglio la mattina senza un impegno, vado con calma in cucina e non trovo nemmeno un caffè e un pensiero mi sovviene. Ah, quanto è bella Napoli, cos'ora ci fosse ancora Maradona. C'è ma cosa senza impegno è il programma che dà la felicità. Senza impegno, se tu cambi canale poi cambi città. Senza impegno è un programma pieno di simpaticità. Ho scritto sto pezzo però senza impegno, tanto già lo so, mi pagate lo stesso. È tutto gratuito.